caldo. Siamo a luglio dopo tutto. Ed eccoci qui, quindi tutte e due per parlare del best of di luglio. Beh, sono successe veramente poche cose degne di nota in questo mese, però sono cose carinissime. Tanto per cominciare, come vi avevo accennato, nel best of di giugno siamo andati a vedere la Harry Potter Exhibition a Milano e questo è stato il piccolo souvenir che mi sono portata a casa. Uno splendido portachiavi dedicato a Tasso Rosso, che è la mia casata nel cuore. Sì, praticamente nessuno vuole stare in Tasso Rosso, a me invece è quasi sempre piaciuta, cioè inizialmente mi piaceva di più Corvo Nero, però Tasso Rosso poi ha preso il posto di Corvo Nero nel mio cuore. E questo portachiavi credo di avervelo fatto vedere un po' meglio nel video dell'Harry Potter Exhibition, nel vlog dedicato, che tra l'altro vi lascio qui sopra. Se anzi riuscite ad andare a vederla ancora meglio, perché secondo me merita tantissimo. Nel frattempo Vega si è messa a dormire. Seconda cosa bella di questo mese. Il mio ragazzo ha fatto una 12 ore su Twitch giocando a svariati videogiochi e io sono riuscita un pochino a partecipare e una cosa che mi è piaciuta veramente molto, è una cosa che non avevo mai fatto e mi è piaciuto moltissimo stare lì a supportare la cosa. Pensavo che sarebbe stato più pesante, sinceramente, come giornata e invece devo dire che è scivolata molto tranquillamente. La parte migliore ovviamente è stata la parte horror in serata, nelle serate estive, un po' di horror, un pizzico di horror non può mai mancare. E a questo ci va legato il fatto che ho potuto passare una giornata in più col mio ragazzo, perché questa 12 ore si è svolta nel weekend, quando io ero già dal mio ragazzo, e il giorno dopo avrei dovuto rientrare a casa. Fortuna o sfortuna vuole che i treni non abbiano collaborato, mi hanno cancellato un treno praticamente all'ultimo. Avendo tre cambi, averne uno cancellato è sempre un po' un dramma, quindi ho deciso di rimanere un giorno in più da lui e sono ripartita la mattina seguente, dove mi avevano cancellato un altro treno, però sono riuscita a trovare un'alternativa e quindi insomma, anche se si è trattato di poche ore, essere riuscita a stare di più con lui è una cosa che mi ha fatto davvero molto molto felice. Tra l'altro voglio farvi vedere perché questo ha trovato il suo posto fantastico qua e credo ci stia benone. Adoro questo cavalletto. Ultima cosa che però non riguarda le cose belle di luglio. Vega, cosa stai facendo lì dietro? Volevo avvisarvi che questo sarà l'ultimo video per un mesetto. Ricominceremo infatti il 12 settembre. Ci prendiamo questo mesetto di agosto come pausa, almeno da YouTube, e ricominceremo con la seconda serie di video per Milky Way al 12 settembre. Quindi segnatevi questa data perché il 12 settembre torniamo. Nel frattempo io però rimarrò attivissima sugli altri social, quindi su Facebook e su Instagram. Se ancora non lo fate, seguitemi su tutti e due i social perché lì troverete comunque un sacco di cose, sia in questo periodo di stop da YouTube che in generale. Qui sotto trovate tutti i link per raggiungere appunto la mia pagina di Facebook e la mia pagina di Instagram. Tra l'altro ho messo anche un primissimo video su IGTV, che è la nuova piattaforma dedicata ai video di Instagram, e è un video su Iliad, quindi se vi state chiedendo cosa ne penso di Iliad o come io mi sia trovata, lì trovate la risposta. Anzi, magari ve lo lascio linkato direttamente qui sotto in info box insieme a tutte le altre cose. In agosto c'è qualche possibilità che io faccia uscire qualche breve video su IGTV, però non è una cosa di cui sono certa, non è una cosa programmata, non ho cose programmate da mettere su IGTV, però visto che con YouTube appunto faccio questo mese di stop, nonostante io continui a lavorare ai prossimi video per settembre, potrei mettere qualcosa lì. Quindi insomma, anche se non metto cose lì, comunque farò delle stories, continuerò a essere attiva sulla mia pagina di Facebook. Insomma, c'è poco da dire. Seguitemi sui vari social per restare sempre aggiornati e per non avere questo mese di pausa con YouTube. Noi quindi ci rivediamo a settembre qui su YouTube, il 12 settembre. Mi raccomando, segnatevelo perché il 12 settembre è già programmato l'inizio della seconda stagione di Milky Way. Mi raccomando, segnatevelo. Invece per il resto ci vediamo su Instagram e su Facebook. Quindi mi raccomando, vi aspetto. Vega, vieni! Vieni qui, vieni, vieni, che salutiamo. Eccoci, ciao, saluta anche tu. Ciao, ciao ragazzi, ci vediamo.